Cari amici di Cani, Gatti e Compagnia, benvenuti ad un nuovo appuntamento dedicato agli animali. Come sapete, ogni tanto ci allontaniamo da quelli che sono gli animali comunemente considerati domestici e parliamo degli animali che purtroppo non ancora sono considerati domestici. Stiamo parlando degli animali da reddito, cioè mucche, maiali, galline, conigli, animali forse considerati di serie B. Animali che vengono consumati, vengono tuttora uccisi per finire nei piatti degli italiani e non solo, animali che però sono al pari di un cane e di un gatto. Oggi affronteremo questa puntata parlando quindi di loro, ma allargandoci anche un po' perché parleremo di ambiente, perché l'allevamento intensivo e l'ambiente sono strettamente correlati. C'è un'emergenza a livello mondiale, proprio sapete che in questi giorni una ragazzina svedese di 15 anni ha proseguito nel suo progetto di portare avanti questi Fridays for Future, i venerdì per il futuro, dove chiede alle nuove generazioni di alzarsi in piedi e di urlare, di dire soprattutto basta, perché la terra è davvero al collasso. Non è soltanto questa ragazzina che una mattina si è alzata e si è improvvisata in questa battaglia, ma stiamo parlando anche di un rapporto recentemente pubblicato, scritto da 91 luminari provenienti da 40 paesi e con revisioni tra pari senza eguali, secondo cui abbiamo 12 anni di tempo per evitare che la temperatura del pianeta salga stabilmente di 1,5 gradi, cioè la soglia del non ritorno del riscaldamento globale. 12 anni. Affrontiamo questo argomento con due volti a voi noti, ve li presento subito i miei ospiti. Parto da Alessandra Di Lenge. Ciao Alessandra. Ciao. Presidente Iene Vegane. Abbiamo con noi anche Simone Scampoli. Ciao. Che è stato con noi proprio recentemente, referente internazionale di The Save Movement. Ciao ragazzi. Ciao. Grazie per essere qui con Grazie. Me. Grazie. Con voi, lo sapete, il rapporto continua. Con te Alessandra sei presente spesso nei nostri telegiornali per portare avanti quelle che sono le campagne. Anche con Simone portiamo avanti questa collaborazione perché voi portate avanti un progetto molto molto importante, che è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso manifestazioni, attraverso blitz, attraverso veglie di cui abbiamo parlato ma parleremo ancora oggi, per mostrare quello che accade agli animali negli allevamenti intensivi. Vi lascio la parola brevemente per capire entrambi della vostra associazione, del vostro movimento. Parto da Alessandra, di cosa ti occupi nello specifico quindi? Noi ci occupiamo di fare attività informativa per quello che riguarda gli animali che sono considerati appunto da utilizzare, quindi gli animali che sono etichettati come da reddito, e facciamo vedere alle persone la loro vita, la loro morte, che avviene sempre per uccisione, e nelle nostre attività di sensibilizzazione facciamo sempre anche i collegamenti, perché come appunto hai citato te, di questi venerdì per il clima, per il surriscaldamento globale, il primo responsabile della distruzione del mondo è la zootecnia. La zootecnia è quello che riguarda tutto l'allevamento, la vita e la morte degli animali che vengono consumati a tavola. Questo è il fattore più impattante per quello che riguarda l'inquinamento e quindi il collegamento al clima a livello mondiale. Questi dati non li diciamo semplicemente noi, che potremmo essere di parte, ma li dicono, ne parla l'ONU, ne parla l'UNESCO, ne parlano la FAO, per esempio, del collegamento con la fame nel mondo e l'allevamento intensivo. I cereali semplicemente che vengono dati a questi animali per fargli raggiungere il peso di macellazione, per esempio un bovino, peso di macellazione 600 kg, lui deve mangiare per 600 kg. 300 di peso finale non sono destinati all'alimentazione umana, quindi metà dei cereali che lui ha mangiato vengono buttati via, e comunque il bovino è vivo, ha sentimenti e i cereali no. Per produrre un chilo di carne ci vogliono 15 kg di cereali. Parliamo solo di numeri, facciamo finta che un bovino non abbia, un bovino, un maiale, adesso ho preso l'esempio del bovino, non abbia un cuore, non abbia sentimenti, non sia senziente. Parliamo solo di numeri e di logica. Che senso ha sprecare 15 kg per produrre un chilo
e dar da mangiare un chilo a poche persone, quando coi 15 chili che sono serviti per produrre questo chilo si potrebbe sfamare 15 volte in più. E quindi noi facciamo questo, facciamo attività per prima cosa per mostrare la vita degli animali, che anche semplicemente per quello, anche se non ci fossero tutti i collegamenti che sappiamo che ci sono, di cui ho appena brevemente parlato, anche solo perché semplicemente perché gli animali soffrono e poi vengono uccisi. E noi non ne abbiamo l'esigenza, non siamo predatori, non siamo animali carnivori, quindi è veramente solo una questione di abitudine e di gusto, quindi anche solo per sensibilità, io lo dico spesso, se ci fosse gente più sensibile ed emotiva il mondo già sarebbe un posto migliore. Quindi queste sono le nostre attività, poi abbiamo la collaborazione e facciamo anche parte di The Save Movement, noi siamo il gruppo di Milano e portiamo avanti le veglie, che sono questi che adesso poi Simone parlerà giustamente meglio di me di questo, comunque sono queste attività che facciamo davanti ai mattatoi e poi magari ne parleremo dopo, però faccio già un piccolo passo avanti. Dal 20 maggio faremo una veglia davanti all'Inalca di Casal Pusterlengo, che è un mattatoio di Cremonini, che è uno dei leader della carne, comunque è un colosso, dove vengono macellate circa 1000 mucche al giorno. Queste sono delle immagini di quello che assistiamo, di quello che vediamo quando andiamo lì, e faremo 5 giorni di veglia, quindi giorno e notte, e anche chi se la sente cercherà di fare lo sciopero della fame. Già a dicembre l'abbiamo fatto per 3 giorni, e io l'ho fatto per la prima volta nella mia vita, adesso vediamo se riusciamo a farlo per 5 giorni, ci proveremo, e in quell'occasione, con appunto assieme a The Save Movement, cercheremo di anche collegarci alla faccenda del clima, perché ci sono dei gruppi di Save Movement che proprio trattano proprio il clima, perché un colosso come questo che macella 1000 innocenti al giorno, io vi assicuro che da metà del pomeriggio fino alla mattina dopo, anche a 5 km di distanza, tu devi andare in giro col naso tappato. Pensiamo a livello climatico e di ambiente che impatto può avere questa attività. Certo, io voglio precisare che oggi in questa puntata, come sempre, nessuno sta puntando il dito contro altri, è un momento di riflessione per tutti noi, per cercare di capire, per cercare di fare il collegamento, perché spesso quando pensiamo all'inquinamento pensiamo alle macchine, allo smog, alle industrie, sicuramente tutto questo non fa bene al nostro pianeta, come abbiamo visto anche le plastiche in recenti servizi, che è un'emergenza veramente allarmante. Una notizia di questa tartaruga che è stata trovata morta con la bocca, era lì cadavere a riva, c'aveva tutta la plastica che le usciva dalla bocca. Sì, sì. Quindi l'emergenza è veramente a livello mondiale. Quindi Simone, attraverso queste veglie, come stava dicendo Alessandra, e non solo, perché ci sono anche parti di voi che ovviamente si collegano anche a quello che è Friday for Future, che è Climate Save Movement, esatto, che appunto si occupa del clima. Esatto, esatto. Questa appunto, giusto per dire una cosa, è la particolarità del movimento, no? Quindi ciò che va avanti da anni. Ma vista l'esigenza, no, dei tempi che stiamo passando, la criticità di questo momento, The Save Movement ha ampliato l'attivismo a 360 gradi. Quindi esiste Climate Save Movement e poi c'è anche Health Save Movement. È un movimento animalista, quindi qualunque cosa trattiamo alla fine è finalizzata comunque a sensibilizzare le persone anche verso gli animali, no? E Climate Save Movement cosa fa? Nel senso, dalle semplici attività di pulizia a luoghi naturali, che può essere una pulizia a spiaggia, pulizia foresta, o piantagione alberi, o piantagione di fiori per le api, piantagione di piante particolari per far sì che certi insetti o esseri viventi ritrovino ciò di cui hanno bisogno. Quindi sono tutte attività che vanno a sensibilizzare le persone e coinvolgono anche tante persone, no? Perché sono attività semplici, dove fai semplicemente attività proprio, quindi coinvolge tanto. Però facciamo campagne a livello globale, ci uniamo a Fridays for Future. Il motivo è proprio perché Greta, che è vegana, una ragazzina vegana, e quindi oltre a informare sulle industrie fossili, sulla plastica, sul non volare perché gli aerei hanno un impatto enorme, invita anche a
passare a una dieta a base vegetale, proprio perché gli allevamenti intensivi sono una causa che ha un impatto estremamente negativo sull'ambiente. Quindi con Climate Safe Movement cerchiamo di trattare tutte queste tematiche, ma principalmente quella degli allevamenti, perché buona parte delle organizzazioni che si occupano di cambiamenti climatici e ambiente non ne parlano. Quindi vogliamo concentrarci, esatto, su questa tematica qui, che è appunto ciò che ha l'impatto più grosso, no, a livello climatico. Quindi a partire dalle emissioni, quindi cerchiamo di informare le persone che sia la ruminazione, quindi questo processo che le mucche hanno, crea un sacco di... cioè le quantità di metano sono enormi, no? Più la gestione delle deiezioni, che ne crea altrettanto, sembra che sia da studi non fatti da me, ma da chi appunto studia queste cose, scienziati, come diceva Alessandra, la FAO, l'ONU, eccetera, eccetera, sembra si arrivi al 74% delle emissioni, quindi più di tutti i trasporti combinati insieme. Un'altra cosa che vogliamo informare, adesso partirà una campagna enorme su delle aziende che riforniscono a livello globale, no? È proprio il fatto della soia, le macrocolture della soia, perché si pensa che la soia vada ai vegani, che c'è il tofu e il latte di soia, ma la soia se la mangiano gli animali negli allevamenti intensivi. Quindi creano queste macrocolture di soia dove con pesticidi e prodotti chimici agiscono su questi terreni in maniera tale che tutto muore a parte la pianta della soia. Questo ha un impatto sull'ambiente che è devastante, assurdo, devastante. Poi a tutto questo è connesso ciò che dagli allevamenti intensivi in queste vasche che sono accanto, no? Tutte le deiezioni, i prodotti chimici che usano, perché l'80% per la zootecnia, le case farmaceutiche campano sugli allevamenti intensivi. Quindi quantità di prodotti chimici, deiezioni finiscono tutti in mare, nei fiumi prima e poi in mare. Nei canali che costeggiano, esatto, gli allevamenti, esatto, chiaramente noi nelle riprese che facciamo, ma veramente di fianco ad ogni allevamento ci sono gli scarichi illegali. Esatto. Esatto. E basta passeggiare lì attorno per riprenderli, è tutto illegale. Esatto. Medicinali, come stava dicendo lui, pieni di medicinali abbandonati nei corridoi, neanche in una stanza. Non, chiaramente gli allevamenti non rispettano nemmeno le piccole norme che dovrebbero rispettare. Esatto. E poi la deforestazione connessa a tutto questo, perché queste piantagioni di cui abbiamo parlato adesso e che lei ha menzionato, quindi le quantità enormi che servono per nutrire questi animali, perché si stima che uccidono circa 2 miliardi di animali a settimana, quindi questi animali mangiano una quantità che noi umani non si potrebbe, no? Per piantare queste coltivazioni di soia o anche altri cereali hanno deforestato il mondo. Quindi, per esempio, Climate Safe Movement ha avuto una campagna contro il presidente Bolsonaro fino al mese scorso, perché il nuovo presidente ulteriormente vuole distruggere l'Amazzonia per dare le aree alle industrie che coltivano soia per poi mandarle agli allevamenti intensivi dei paesi occidentali. È assurdo. Ecco, infatti io vorrei vedere insieme a voi il discorso di questa ragazza quindicenne svedese, Greta Thunberg, discorso che ha tenuto alla COP24 in Polonia, parole molto dure nei confronti della classe, che, come posso chiamarla, dirigente, ma anche, come posso dire, della classe che sta portando avanti l'economia in questo momento storico, persone che lei chiama gli egoisti di oggi, che non vogliono cambiare il futuro di domani. Dicono di amare i loro figli, non li amano. Ma il futuro è veramente messo a dura prova. Siamo in piena emergenza, non è per fare le persone catastrofiche, ma come dicevamo prima, è la scienza che parla, quindi non possiamo credere alla scienza a giorni alterni. Vediamo quindi le parole di Greta Thunberg. My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. I speak on behalf of Climate Justice Now. Many people say that Sweden is just a small country and it doesn't matter what we do. But I've learned that you are never too small to make a difference. And if a few children can get headlines all over the world just by not going to school, then imagine what we could all do together if we really wanted to. But to do that, we have to speak clearly, no matter how uncomfortable that may be. You only speak of green, eternal economic growth because you are too scared of being unpopular. You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess, even when the only sensible thing to do is pull the emergency brake.
You are not mature enough to tell it like it is. Even that burden you leave to us children. But I don't care about being popular. I care about climate justice and a living planet. Our civilization is being sacrificed for the opportunity of a very small number of people to continue making enormous amounts of money. Our biosphere is being sacrificed so that rich people in countries like mine can live in luxury. It is the sufferings of the many which pay for the luxuries of the few. The year 2078, I will celebrate my 75th birthday. If I have children, maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you. Maybe they will ask why you didn't do anything while there still was time to act. You say you love your children above all else, and yet you are stealing their future in front of their very eyes. Until you start focusing on what needs to be done rather than what is politically possible, there is no hope. We cannot solve a crisis without treating it as a crisis. We need to keep the fossil fuels in the ground, and we need to focus on equity. And if solutions within this system are so impossible to find, then maybe we should change the system itself. We have not come here to beg world leaders to care. You have ignored us in the past, and you will ignore us again. We have run out of excuses, and we are running out of time. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. The real power belongs to the people. Thank you. Ecco, questa ragazzina dice che è arrivato il momento di tirare il freno di emergenza, eppure devo dire che a livello nazionale questo tema è stato trattato con molta leggerezza, non è stato dato il giusto peso alle parole, a questo movimento di questi Fridays for Future, è stata derisa questa ragazzina, sì, per le sue treccine, proprio cose puramente banali e senza senso di fronte all'argomento che lei sta portando avanti, un argomento che deve interessare a tutti noi. Assolutamente, assolutamente. Guarda, per tornare al Climate Safe Movement, ci siamo uniti proprio in tante città italiane, portando il messaggio anche nostro, quello degli allevamenti intensivi. C'è stata tanta disinformazione nelle persone che seguono questa ragazzina, che io stimo tantissimo. A volte le persone ci guardavano come dire: cosa volete dire con questo messaggio di passare a una dieta vegana, gli allevamenti intensivi? Ma seguite questa ragazzina, dovreste saperlo cosa vogliamo dire. Insomma, c'è tanta confusione. Poi si è sentito un sacco di critiche e veramente non capisco perché. Perché abbiamo visto adesso un video in una conferenza che ha un'importanza a livello mondiale e come parla questa ragazzina mi sembra che non ci sia nessuna corruzione dietro. Quindi non capisco perché è stata criticata anche di essere manipolata o indirizzata, quando mi sembra che il messaggio che dà è chiaro. Esatto. È un'altra cosa che io adoro quando lei parla, che ora qui non si vede, ma spesso lei dice: io non voglio le persone che abbiano speranze, io voglio che le persone siano nel panico, perché ha pienamente ragione. È qui vero. Abbiamo 12 anni, non si può stare qui a perdere, sì, tempo. Bisogna, esatto, adesso, anche perché è inutile stare ad aspettare, perché il mondo finisce, quindi o ci si prova a risolvere qualcosa tutti insieme e poi non... Appunto, non si può stare lì a perdersi nelle critiche, in generale, no? Nell'attivismo, perché se no si perde tempo e sì, basta. Sì, infatti. Si perde tempo e basta. Anche questa ragazzina qua, cioè, è stata massacrata, non si capisce bene perché. Quando uno dice qualcosa ci deve essere sempre qualcuno che punta il dito contro cercando delle cose. Comunque lei sta dicendo la verità. Cioè, non è che ci sta dicendo le cose che diciamo noi, bene,
è stata ascoltata, vuoi per la sua età, vuoi per di più di, ma va bene, l'importante adesso è che le persone vadano a fondo e facciano il collegamento, perché lei chiaramente ha detto che è vegana per queste tematiche. Io molto spesso dico, cioè il mondo nasce, no, da uno scoppio originario, no? E quindi siamo un po' tutti la stessa cosa, perché deriviamo da una singola unità. Come si può pensare, questa è una cosa fisica, che massacrando una parte di te stesso poi tu riesci a sopravvivere? Cioè, se ti tagli le gambe alla fine non puoi più mangiare, muori. È quello che stiamo facendo agli animali, è quello che stiamo facendo al pianeta, è quello che sta succedendo. E io volevo anche lanciare un messaggio agli attivisti, cioè bisogna muoversi, esatto. Bisogna far proposte, lanciamolo insieme, bisogna unirsi, esatto. Cioè il mondo non si salva da solo, gli animali non escono dagli allevamenti da soli, bisogna far vedere alla gente quello che succede, bisogna tirare fuori la green, perché è adesso che si può fare questo. Le generazioni future non potranno farlo più. No, infatti. Cioè possiamo fare noi che siamo qui ora la differenza, potremmo noi salvare il mondo, possiamo noi salvare gli animali facendo vedere quello che gli succede. Non ci si può limitare a crearsi l'attività una volta ogni due mesi e il resto dei fine settimana andare al cinema e fare come se niente fosse, perché questo è veramente un problema importante. Il mondo è la casa di tutti, il mondo è, siamo tutti collegati, cosa vogliamo lasciare ai nostri figli? Si stanno svuotando i mari, mio zio è un sub, lo vede lui, gira il mondo sott'acqua da 40 anni, non ci sono più pesci, esatto. Lo dicono rispetto i pescatori a 40 anni. Stessi. Lo dicono i pescatori quando stessi. Quando faccio le veglie, esatto. Al porto dicono, ma non si riesce, cioè, più a pescare niente. Bisogna, veramente, bisogna muoversi, bisogna unirsi alle attività, bisogna, adesso noi, ripeto, faremo una veglia di 5 giorni, a maggio venite lì davanti, con le tende. Bisogna farsi vedere, è adesso che si può fare la differenza. Bisogna essere tanti. Bisogna essere tanti. Ecco, un'altra cosa che volevo aggiungere che mi ha colpito è girata un'immagine sui social di questi ragazzini che si sono uniti, ragazzini italiani che si sono uniti a questa protesta, tantissimi, perché in più di 200 città italiane ci sono stati questi cortei con veramente tanti adolescenti. Poi magari questi adolescenti, finito il corteo, si fermavano in una delle catene più conosciute, che è McDonald's. E voi proprio lì avete fatto, sì, uno dei vostri, sì, blitz. Sì. Perché forse non è colpa, cioè non è colpa di questi ragazzi. Chiaro. È colpa della generazione che dovrebbe spiegare, insegnare. Eppure si è girato un po', come posso dire, hanno cercato di schivare il problema. Sì, 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 non certo. Non sono arrivati a quello che è il problema. C'erano delle persone in corteo che magari io sono andata e anche degli parecchi altri vegani sono andati. E gli faceva strano vederci lì, no? Quando in realtà la differenza, come appunto diceva Greta, io lo dico sempre, il singolo fa la differenza. Il mondo è composto da singoli. Esatto. E i veri cambiamenti partono dal basso. Partono da noi, cioè è il popolo che fa cambiare le leggi, è la gente quando punta i piedi e dice questa cosa non va più, non mi va più che gli animali vengano macellati, le persone vedono le immagini che pubblichiamo, no sto male, se stai male fai qualcosa per loro perché queste immagini non ci siano più. Esatto. È questa l'unica chiave. Noi siamo andati a McDonald's, appunto, a dire quello che sta dietro questa multinazionale. Cioè, adesso noi abbiamo preso McDonald's perché chiaramente è un simbolo del capitalismo, del consumismo, del fatto che gli animali vengono chiaramente sottoposti a vite da incubo e poi macellati, e legato alla marcia per i cambiamenti climatici. E ai cambiamenti climatici proprio McDonald's dovrebbe essere, bisognerebbe mettergli una croce sopra nei nostri consumi. Ci mette anche la salute. Esatto, la salute. Cioè, per esempio, stavo parlando dei nuggets, che sono quelle polpettine fatte di pollo, ok? Metà è fatto con scarti di macellazione. E magari la gente se li mangia pensando, perché c'è questa panzana che sparano i medici, che la carne bianca fa bene.
Cioè, già la carne bianca, anche se è tutta carne bianca, è piena di antibiotici. Perché la differenza tra un allevamento di bovini, un allevamento di maiali e un allevamento di polli è che i polli sono in migliaia, sono molto più piccoli, quindi tu non riesci a capire bene quello che sta male e quello che sta bene, in migliaia di individui, uno attaccato all'altro. Negli allevamenti magari di bovini e maiali hai un minimo più di differenza, sono più grossi, semplicemente per quello. Quindi per quello che riguarda il pollame, vengono dati antibiotici indiscriminatamente a tutti. Ti fermo e andiamo avanti a parlare dopo la pubblicità. Dal 25 marzo riaprono le terme, Terme di Salsomaggiore, elisir di giovinezza. Chi l'ha detto che per dimagrire bisogna mangiare poco? Chi l'ha detto non conosce il metodo Zan Girolami? Dal 25 marzo riaprono le terme, Terme di Tabiano, le terme del respiro. Bentornati qui in studio con noi. Come sapete, stiamo parlando di ambiente e di allevamenti intensivi che hanno questo stretto legame di, appunto, dato dall'inquinamento di questi ultimi. Lo stiamo facendo con Alessandra Di Lenge, presidente dell'associazione Iene Vegane, e Simone Scampoli, referente internazionale di The Save Movement. Stavamo parlando appunto di carni bianche, di fronte appunto al blitz che avete fatto di fronte a McDonald's dopo appunto questi Fridays for Future, dove i ragazzini, nonostante abbiano come posso dire, manifestato per il clima, per l'ambiente, poi senza sapere le vere motivazioni di questa manifestazione, dopo si sono fermati al Mac o comunque sì, in altre catene, ecco, certo, mangiando carne, pesce, eccetera, eccetera. Stavi parlando appunto di carni bianche, sì, ed è il grosso problema degli antibiotici. Degli antibiotici, infatti, appunto, quindi queste carni bianche sono piene zeppe di antibiotici per i motivi del sovraffollamento e del non poter discriminare la salute di un uccello rispetto all'altro. Di conseguenza, chi mangia le carni bianche che sono consigliate dai medici, tanti, lo sottolineo per dire le assurdità, mangiano antibiotici. Quindi cosa succede? Che quando l'individuo umano ha bisogno di un antibiotico per un problema di salute, diventa immune all'effetto dell'antibiotico, perché avendone assunti normalmente tramite la carne, l'antibiotico di cui ha bisogno non gli fa più effetto. E anche questo è un problema, l'immunoresistenza agli antibiotici, di cui stanno parlando scienziati, sì, fortunatamente. La paura è quella che per una scoppia semplice un'epidemia, infezione, esatto, si possa morire, esatto, e poi da lì appunto ma stanno dicendo che già sta succedendo, cioè ci sono delle epidemie che prima si riuscivano tranquillamente con gli antibiotici a controllare, adesso non ci si riesce più, e la chiave di tutto questo è che uno li assume quotidianamente. Un po', adesso non mi ricordo, c'era un imperatore, forse Catilina, un imperatore romano che aveva paura di essere avvelenato e quindi si è reso immune al veleno assumendone un po' ogni giorno, quindi non potevano più avvelenarlo. Esatto, così che funziona. È lo stesso effetto. E se cose metti quella piccola dose perfetta, esatto, per esatto, e se cose sconvolgente anche che i medici, tanti, non tutti, ma tantissimi, veramente con le bende sugli occhi o comunque compiacenti dello stipendio che ricevono, non le dicono. Cioè fanno il giuramento di Ippocrate, queste cose dovrebbero dirle, non ve ne frega degli animali, vi interesserà degli umani? Evidentemente no. No, ci campano. Esatto. E quindi abbiamo fatto questo blitz dentro McDonald's, poi siamo andati anche dentro Burger King a parlare di dei collegamenti, del fatto della deforestazione, prima ne parlava anche Simone, per produrre la soia, che è il più grosso alimento non per i vegani ma per gli animali che vengono macellati, viene abbattuta per esempio la foresta amazzonica con il ritmo di un campo da calcio al secondo. Ricordiamoci che la foresta amazzonica, io mi ricordo da bambina quando facevo le elementari che la dipingevano come il polmone della terra, si sta esaurendo anche, esatto, quella.
Poi ci abitano diverse specie di animali, quindi si uccide il loro habitat, muoiono altre specie di animali e non ultimo ci vive la gente, ci vivono gli indigeni che hanno lo stesso diritto, sono disperati, li uccidono proprio. Non producono, li ammazzano a migliaia, lì poi non c'è veramente, non c'è magari nemmeno il controllo, no, chiaramente che c'è qui. Che in realtà è lì. Esatto, quindi vengono uccisi, non gliene frega. Spariscono le persone, spariscono. Che cercano di lanciare esatto. Esatto, c'era una suora anche, Sister Dorothy Stang, che era stata una dei primi a sollevare questo problema, è stata trucidata davanti agli attivisti e probabilmente il problema è sempre quello, che l'indigeno non produce profitto, quindi chi se ne frega di rubargli la casa che è la foresta, chi se ne frega se non impatta sull'ambiente e se tutti vivessimo come lui forse la terra sarebbe ancora bene, e a questo punto chi se ne frega di tenerlo vivo dal momento che produce profitto, che non produce profitto, vengono trattati chiaramente come gli animali da reddito. Altro aspetto molto importante di cui vi battete, partiremo dalle veglie, anzi facciamo un passo prima, perché la veglia purtroppo è il momento finale della vita, soprattutto ci concentriamo oggi sulle mucche. Prima abbiamo il discorso latte. Sì. Normalmente si pensa che non mangiando carne, decidendo di non mangiare carne, si esca dal discorso sofferenza certo. animale, morte dell'animale, in realtà non è proprio così. Alessandra, tu hai fatto un'inchiesta a Milano dove hai appunto domandato alle persone cosa sapessero o meno del latte. Prima di vederla, hai voglia di darci qualche spunto, qualcosa che ti ha fatto particolarmente riflettere? Sì, allora, mi ha fatto riflettere parecchio il fatto che magari tante persone ti dicono che non bevono latte, però poi salta fuori che mangiano il formaggio. Allora, anche lì ci vorrebbe un minimo più di non fermarsi, proprio essere veramente non così superficiali, perché il latte, cioè il formaggio deriva dal latte, quindi mangiare formaggio è come bere latte. Un'altra cosa che mi ha fatto riflettere è pensare che alcuni credono veramente, veramente credono che la realtà della mucca e del vitello sia quella della cascina, sia quella che la mucca sta col vitellino, e sanno veramente poco le persone di quello che capita, a parte pochi giovani, devo essere, qualche giovane è informato, e per esempio abbiamo incontrato un nutrizionista per strada durante l'inchiesta che ci ha chiaramente detto che non è che fa male bere latte, fa malissimo bere latte e quindi di conseguenza mangiare latticini e tutto quello che ne consegue. Il latte è un liquido specifico. Come per esempio il liquido seminale va bene solo per la propria specie, quindi il latte della mucca, lasciando perdere la sofferenza, è specifico per un bovino, quindi un cucciolo che deve crescere tantissimo perché deve diventare una mucca o un toro, non deve diventare un umano, di conseguenza a livello di grasso, a livello proteico, a livello proprio di micro e macronutrienti è chiaramente completamente diverso da quello che può aver bisogno un umano. E poi, oltre a questo, il latte serve per i lattanti. Superato lo svezzamento, il latte, anche della propria specie, non serve a nessuno. Se mi venissero ad offrire, e su quello abbiamo uno spunto interessante che magari a breve vi mostreremo, se mi venissero ad offrire il latte di una donna, io stessa direi, ma cosa stai dicendo? È assurdo. Cioè, ci beviamo il latte delle mucche, poi magari ci vengono ad offrire il latte di una persona che sarebbe meglio. Esatto, è una cosa impensabile, ma nel veramente nella schizofrenia collettiva sarebbe molto più logico. Ma non ci serve, non siamo lattanti. Esatto. Cioè il latte e poi quello che ritorno alla sofferenza degli animali, cosa succede? La mucca viene ingravidata a forza per produrre latte, perché la mucca come me è un mammifero, quindi io produco latte se ho un bambino, altrimenti non ne produco. Cosa succede al vitello? Che sia maschio o femmina viene subito allontanato.
La femmina verrà a sua volta sfruttata per il latte. Il maschio viene messo in box minuscoli, legali in Italia, legali in Europa, non sono realtà di gente con storture mentali, è quello che la legge tutela, non solo permette, ma tutela. Quindi vengono messi in questi box dove non si possono muovere, vengono lasciati lì 3-6 mesi, gli vengono dati da mangiare farine, non gli viene dato assolutamente da mangiare latte, non gli viene consentito il movimento perché devono diventare grassi e con poco muscolo in fretta per produrre più carne. Più il vitello arriva velocemente al peso di macellazione, più vitelli produco. E questo è quello che sta dietro al latte. Vediamo l'inchiesta per le strade di Milano. Voi sapete cos'è il latte, come viene prodotto, il latte vaccino? No. Come viene prodotto? Non avete idea di come mai lo troviamo sul mercato? No. No. Pare che la mucca produca latte soltanto quando è incinta, quindi viene continuamente ingravidata in maniera meccanica e poi viene preso il latte. So che non è una cosa naturale. E quindi cerco, e poi sono intollerante al lattosio, quindi non aiuto l'industria, però so cosa c'è dietro. Perché in gravidanza? Esatto, esatto. Come noi donne, quando avremo un bambino ci esce il latte. La mia famiglia prendiamo da persone che producono il latte solo quando la mucca deve allattare, per cui cerchiamo di comprare prodotti primo vicini, per cui senza andare nei supermercati. E poi conoscendo chi lo fa e come lo fa. Perché fa il bambino e esce il latte. Esatto. E cosa succede al figlio della mucca? Dipende. Il vitello. Sì, il vitello. Lo usano per ingravidare o muore purtroppo. Non saprei, muore. Oppure viene, diciamo, non beve latte naturale della madre, ma latte artificiale. Penso da solo insieme ad altri vitelli. Appena nasce è molto piccolo e si accruscia e poi lo mettono, mi pare di ricordare che lo avvicinano al muso della mamma, mi pare di ricordare. Noi le stiamo parlando di cascine e stalle. Non penso faccia una bella vita se viene allevato da un allevamento, penso che ci vorrebbe un po' più di etica in questo. E ti sei mai chiesto perché la carne del vitello sia bianca e la carne del manzo sia rossa? Penso per la massa grassa, per il grasso. No, non ne ho idea, sinceramente, non me lo sono mai posto il problema. No, in realtà non me lo sono mai chiesto, ma... No, mai chiesto. Non ho idea, probabilmente dipende da cosa mangio, no? No, non mi sono mai posto il problema. Secondo te il vitello quanto tempo vive in queste condizioni? Immagino abbastanza per non essere comodo. Beh, non credo che arrivino all'anno mai. Pochi mesi. Beh, se è un vitello vive poco. Ma sinceramente no. Hai idea di quanto vivrebbe un bovino di qualsiasi tipo se lasciato morire di vecchiaia? Guarda, onestamente non ne ho idea, ma penso che raggiunge una bella età. Tipo? Boh, una 30 d'anni. 15 anni. Non so, qualche anno. Tipo? 3, 4, 5. 20 anni. Ma sarà almeno 10 anni? Secondo te la mucca che viene appunto utilizzata per il latte, sai quanto vive? Quanto viene tenuta in vita? Penso 5 anni. Qualche mese. Una 20 d'anni. La mucca non lo so. E secondo te le mucche cosa mangiano? Fieno, tipo erba, cioè fieno. È un alimento non naturale e poi dopo alla fine ne patiamo le conseguenze. La mucca a terra, avete idea di cosa sia? No. Che mangia erba, non lo so. Non lo so. Una mucca che cade, che è trattata male, che cade. No, non ho idea di quest'altra bruttura. No, non ho idea. Quella che vive nei pascoli. Hai mai sentito parlare della correlazione tra consumo di latte ed osteoporosi? No, mai. Ho detto comunque che il latte fa bene alle ossa, bere latte. No. No. Io il latte non lo mangio, è da quando ero un bambino che non lo mangio. Però formaggi le mangia? Sì, parecchio. Sicuramente il latte può peggiorare l'osteoporosi. Tante persone pensano che bere latte addirittura faccia bene e migliori. Sì, è una vecchia cultura, ma adesso ci sono 3.000 lavori scientifici che dimostrano l'opposto. No, sono intollerante al latte, quindi... Dicono che fa bene, ma in realtà è tutto il contrario.
Cosa ne pensate di come vengono trattati oggi gli animali? Male, male, perché secondo me un'alimentazione è un sistema di vita innaturale. Per esempio ho sentito che per produrre un tot di carne si utilizzi molta acqua e altre risorse. Esatto. Un po' più di etica servirebbe. Perché è una cosa orribile, cioè che non vanno uccisi, sono alla fine come i cani, alla fine sono esseri umani, tra virgolette, gli manca solo la parola. Quindi non vanno né uccisi, sono contro il fatto che uccidono gli animali per... È vero che è una cosa che ci aiuta a vivere, però come vengono trattati, come vengono uccisi, cioè è una roba orribile. Quindi ipotizzi in un tuo futuro di avvicinarti all'abbandono di derivati animali? Diciamo che la scelta alimentare sono scelte un po' più difficili, nel senso che eliminare del tutto alla fine si sa che non è la scelta migliore, per cui bisognerebbe trovare un modo per ponderare le cose. Il grosso limite dell'alimentazione umana, secondo me, è proprio questo abuso che si fa di prodotti di origine animale. Che ci dicono di evitare di mangiare tanta carne di mucca o maiale perché comunque fa male, fa venire i tumori. Allora, opinioni diverse, c'è chi magari è più preparato, chi magari no. Hai toccato diversi punti, parliamo un po', già prima ci dicevi giustamente della produzione del latte, la mucca non è una macchina da latte che nasce già con il latte a disposizione per noi, il latte per il suo vitello, che l'abbiamo detto, le viene tirato via appena nato, viene allontanato perché il latte a questo punto non è più per il vitello ma è per l'umano. Quindi un pochino alla prima domanda abbiamo già risposto. Cerchiamo di capire invece le condizioni del vitello, quindi portato via dalla mamma appena nato. Vengono messi appunto in questi box che sono uno in fila all'altro ed hanno uno spazietto per la testa, di modo che, perché per il benessere animale gli allevatori adesso sono costretti a fare socializzare i vitelli. E allora come li fanno socializzare? Così sporgono il muso fuori da un box e l'altro pure e si relazionano così. Questo è legalmente considerato benessere per gli animali. Sono messi in questi box con dei pavimenti inappropriati, perché comunque sono fatti di delle sbarre, una separata dall'altra, dei listelli, di modo che le deiezioni defluiscano e fanno fatica a mettersi giù perché gli fa male, loro non sarebbero fatti, loro sarebbero fatti per stare sulla terra e sull'erba. Come tutti i grandi erbivori, e quindi già anche questa condizione non va bene. Un'altra cosa che tante persone non sanno, le poche realtà di pascolo che magari ci sono e dove per qualche mese questi animali stanno, in quel caso lì si può vedere la mucca vicino al vitello e la persona che guarda da lontano non si rende conto di un aggeggio che ha il vitello addosso, che si chiama cavezza antisucchio. È una cavezza che viene quindi applicata al muso del vitello e ci sono diversi modelli. Uno ha proprio una barriera davanti al muso, di modo che il vitello si avvicina alla mammella della mucca, però c'ha questa cosa davanti e chiaramente non può bere. Veramente una tortura per lui. Poi ce n'è un'altra che forse è ancora peggio, in cui il vitello ha il muso libero, però sopra alla cavezza ci sono degli spuntoni. Di conseguenza il vitello si avvicina alla mamma per bere il latte e la mamma lo manda via anche a calci perché viene punta. Queste dietro al pascolo ci sono queste realtà. È allucinante. Immaginiamoci sempre a livello umano, un figlio, una mamma umana. Cioè, come si fa? Esatto, esatto. L'istinto materno è una cosa che è in tutti, i mammiferi si chiamano mammiferi. Esatto. Apposta. La mucca a terra che abbiamo citato, tante persone. Ecco, io lì, per esempio, quando ho iniziato a fare queste domande, credevo che tutti sapessero cos'è la mucca a terra. E non lo sanno, pensano che sia la mucca al pascolo. La mucca terra è un esemplare di mamma che non si riesce a reggere più in piedi dopo pochissimi anni di vita, perché i bovini riescono ad arrivare addirittura a 40 anni. Ecco, infatti l'età,
Esatto, riescono ad arrivare in natura a 35-40 anni, poi dipende, ma possono arrivare addirittura a 40 anni. Ecco, quella che vive di più nella filiera dei prodotti bovini è proprio la mucca, che le più sfortunate, perché con la vita che fanno bisogna dire così, arrivano a 7 anni, no? 5-7 anni, quindi sono giovanissimi. Perché non si reggono più in piedi? Perché tendenzialmente non si muovono, vengono gli allevamenti, si possono vedere anche qui attorno, non c'hanno i pascoli, c'hanno dei recinti sporchissimi in cui sono dentro tantissime, non possono correre perché ogni tanto corrono anche, io le ho viste nelle oasi, come qualsiasi altro animale, non possono passeggiare, non possono muoversi, quindi la massa muscolare sulle gambe, che per loro natura già sono molto esili, assolutamente non la sviluppano, vengono stimolate a produrre sempre più latte attraverso anche la mungitura, l'effetto balia, vengono anche la mamma umana, se le attacchi degli altri bambini, ne produce magari un po' più del dovuto. Loro vengono selezionate così da generazioni, quindi hanno queste mammelle enormi, non hanno massa muscolare sulle gambe, si aprono completamente e chiaramente non si riescono più a tirare su, perché hanno questo, sono obese, diciamo. Cosa succede a questi animali? A queste mucche succede che vengono in alcuni casi fatte morire di stenti, allevatori stessi ne parlano, vengono lasciate lì finché non muoiono, o se no vengono terminate sul posto, o se no, che è la cosa più umana, ma avviene pochissime volte, vengono tirate su. E adesso Essere Animali ha fatto vedere a dicembre, mi sembra, dell'anno del 2018, quindi pochi mesi fa, una investigazione in cui si vede questa mucca in queste condizioni che viene tirata su da un muletto, esattamente come era successo a Little Carni di Ghedi, che era quel mattatoio che è rimasto per un po' chiuso, poi è stato riaperto perché hanno fatto dei cambi di sempre gente della stessa famiglia, però hanno cambiato gestione, però è stata confermata ultimamente una condanna per uno dei veterinari che assisteva a queste cose. Quindi questa è un'altra pratica, che vengono tirate su come da vive. E poi? E poi vengono o caricate sul camion che le porta al mattatoio, perché poi c'è la macellazione, per esempio la MSU, macellazione sanitaria d'urgenza, che avviene per questi animali che l'allevatore comunque decide di uccidere invece che lasciar morire di stenti. Vengono o uccisi direttamente sul posto e caricati sul camion. All'Inalca arrivano spesso questi camion che vanno di corsa, ti sembrano vuoti. Quelli che arrivano velocemente ti sembrano vuoti, vuol dire che hanno lì un cadavere di un animale che è stato ucciso nell'allevamento e hanno tempo, adesso non mi ricordo se due ore prima dell'uccisione per ammazzarli. Un'altra cosa, quindi le persone credono che la mucca terra sia una mucca al pascolo, la mucca terra è una mamma che non ha potuto accudire nessuno dei suoi figli e ha pianto quando glieli portavano via. Perché non solo lo raccontano gli allevatori, ma noi lo sentiamo, che non si regge più in piedi. Qui è questo è arrivato a partorire l'uomo. Non mangiano erba. Ecco l'alimentazione. L'alimentazione. La gente pensa che mangino erba, ecco come arrivano. Poi ne parliamo nella terza parte sicuramente della veglia. Pensano che mangino erba, come diceva Simone, e sono tra i più grandi consumatori di soia. Ecco. E un'altra cosa bizzarra che nessuno sa, buona parte, siccome la pesca è un altro grosso problema del mondo, non si riesce neanche a stimare i numeri dei pesci che vengono strappati al mare ogni giorno, sono numeri enormi che vanno di gran lunga, sono di gran lunga maggiori di quelli degli animali da terra. Buona parte dei pesci vengono addirittura tritati e mescolati ai mangimi degli animali da allevamento. Esatto. Quindi si stima che gli animali da allevamento siano i carnivori più... i maggiori carnivori di questo pianeta, cioè degli erbivori. Sì, che sono degli erbivori. E il documentario Cowspiracy ne parla chiaramente, e l'altro che poi è stato fatto dopo, Seaspiracy, che è appunto dedicato al mare, ne parla chiaramente di cosa accade, cioè mangiano pesce e la gente non lo sa, quindi è allucinante. Altro aspetto è l'alimentazione umana, quando viene fatto il discorso, la domanda: pensi di limitare quindi il consumo nella tua dieta di prodotti derivanti da animali?
c'è anche molta paura in questo momento, perché se uno dice passo ad un'alimentazione vegetale, vegan, di essere deriso poi dalla società, che possa far male, che possa essere pericoloso per la salute. In realtà un nutrizionista ha proprio risposto che molto pericoloso è l'abuso di questi prodotti derivanti da animali. Ma io mi trovo a volte a parlare con delle persone, gli racconto la mia storia, io sono vegana da 7 anni, già prima ero vegetariana. Dopo che fai tutto il bel discorsetto, queste persone qua ti chiedono, vabbè, ma cosa mangio? Ma ti sembra che sia morta? Cioè, ti sembra che non abbia energia? Scusate, penso che sia una domanda fatta non con cattiveria, ma proprio uno non ha l'idea di quanto si possa realmente mangiare. Però si va anche oltre, perché ti fanno le domande, ma io non sto in piedi se non mangio, e allora tu gli dici, ma io mi alleno tutti i giorni, ma mi vedi? Cioè. Ma poi all'ospedale chi c'è? I vegani o gli onnivori? Esatto. Insomma, i problemi di tumori, problemi di circolazione, diabete, varie malattie, chi le ha purtroppo? La gente non sa, perché poi ciò che abbiamo detto prima, le industrie farmaceutiche, le case farmaceutiche che comunque campano sugli allevamenti intensivi, ma vogliono appunto che mangiamo ciò che ci fa ammalare, perché è un cane che si morde la coda, no? Quindi loro vogliono che noi stiamo male, l'umanità è veramente alla deriva, insomma, mai sentire gente che ha un tumore, un diabete, è la normalità, non fa neanche più scalpore. È normale, cioè, bambini piccolissimi che hanno... Bambini che appunto malnutriti, che poi malnutrito non è solo essere secchi, è anche essere grassi, quindi... Sì, c'è ancora questa idea che arriva dal dopoguerra, che se hai chili in più vuol dire che stai bene, non è così. Cioè, bisogna essere giusti per stare bene. Cioè, pensiamo che già banalmente i chili in più gravano sulle articolazioni, sulla struttura osteoarticolare, muscoloscheletrica. Io parlo da osteopata e queste cose le abbiamo studiate. Se noi pensiamo, quando ci mettiamo uno zaino in spalla, per quanto leggero sia, appena uno se lo leva dalle spalle dice che sollievo. Pensiamo avere costantemente magari 5 zaini addosso. Queste persone vivono così. Ma si vede che stanno male. Esatto, banalmente anche solo le articolazioni, che diciamo che è la struttura esterna della persona, per non parlare poi dei danni agli organi interni vitali, che poi sono quelli che ti fanno morire, ma anche fanno fatica a camminare, hanno male alle ginocchia, hanno male alla schiena, e perché hanno addosso chili in più, e i chili in più non è benessere, purtroppo, non è così. Esatto. Ci fermiamo ancora per qualche minuto di pubblicità e rimanete con noi per la terza parte, che parliamo proprio delle veglie, quindi dell'arrivo di questi animali al mattatoio, delle veglie pacifiche dove gli attivisti chiedono qualche minuto per poter stare con gli animali prima che vengano uccisi. Che qui appunto con me Alessandra Di Lenge, presidente dell'associazione Iene Vegane, e insieme a lei Simone Scampoli, referente internazionale di The Save Movement. Allora, abbiamo parlato nella prima parte di ambiente, di questo stretto legame con l'inquinamento ambientale dato dagli allevamenti intensivi, abbiamo parlato appunto di latte, di mucche, di queste interviste tra le persone a Milano. Adesso invece parliamo di veglie. Le veglie, come dicevo, sono questi eventi di cui ci parlerà Simone ovviamente in più nel dettaglio, dove gli attivisti vanno davanti ai mattatoi per chiedere alcuni momenti insieme agli animali prima di essere macellati. Come mai quest'idea, e soprattutto sta avendo sempre più importanza questo vostro progetto? Esatto, sì, ne avevamo parlato in trasmissione tempo fa e il movimento è cresciuto molto in Italia. L'idea qual è? È quella di incontrare questi esseri che soffrono, perché mettendosi nei panni di chi soffre, quindi un animale o anche una persona, no? Vorremmo che qualcuno parlasse di noi, cioè se ci fossimo noi in questa sofferenza, vorremmo che qualcuno parlasse di noi. Quindi non vogliamo ignorarli, e quello è un punto, andare davanti a un mattatoio, è un punto dove riusciamo appunto a incontrarli, no? A incontrare i loro occhi e digli a modo nostro che li abbiamo visti, che ci siamo, che stiamo provando a fare qualcosa, che sappiamo che esistono, perché sono miliardi di animali che vengono uccisi settimanalmente, e appunto vogliamo dire alle persone che esistono, non è che nello scaffale quei prodotti ci nascono così dal niente, no, ci arrivano e dietro c'è una storia.
Quindi poi incontriamo questi animali e cerchiamo di raccontare appunto le storie di questi animali alle persone. Prima abbiamo parlato molto delle mucche da latte, no? Infatti una realtà nella quale andiamo spesso, Alessandra qua ci va spesso, appunto è l'inalca di Lodi, poi c'è l'altro inalca a Modena che è il gruppo di Bologna Animal Save ci va. È proprio quello, lì riescono a incontrare quelle mucche che sono state sfruttate per una vita intera, perché poi il motivo per cui arrivano lì dopo 5, 6, 7 anni è perché non riescono più a produrre latte. Quindi una volta che queste mucche sono stremate, no? Paragoniamo un po' un umano che come se facesse un figlio uno dopo l'altro, nel senso un organismo come fa a reggere, no? Ed è quello che capita a loro, dopo 5, 6, 7 anni, dipende un po' dalla mucca, sono stremate a terra e quindi vengono mandate al macello. O con macellazione sanitaria d'urgenza, come ha spiegato Alessandra prima, perché non si muovono più, o se no le trovi già a terra dentro il camion. Prima abbiamo visto dei video, sono esauste, no? L'organismo non regge più. Quindi le incontriamo, ci avviciniamo al camion con pacatezza, gentilezza, perché appunto questi animali immaginiamo la vita che hanno avuto, no? Uno sfruttamento di 6-7 anni senza sosta, saranno psicologicamente distrutte. Quindi ci avviciniamo con pacatezza e gentilezza. E le mucche sono un po' più timide rispetto ai maiali, per esempio, però comunque noi creiamo un momento di distrazione per questi animali, no? Quindi non si sa esattamente come lo vivano, però c'è qualche animale che si incuriosisce, c'è qualche animale che comunque si lascia accarezzare, le mucche spesso ti leccano, magari sì, a volte hanno quel gesto di vergogna, a volte, perché capita spesso, io non mi dimenticherò mai una mucca che ho incontrato proprio davanti all'inalca, c'è un video che gira sul mio Facebook. Era completamente ricoperta di deiezioni, completamente, perché poi questo accade lì dentro, no? E si vergognava. Altre invece hanno lo sguardo di sconfitta, completamente sconfitte. Però noi, dedicandogli quel gesto di compassione, di amore, no? Quel gesto che gli è sempre stato negato, perché nessuno mai gli fa conoscere compassione, amore o rispetto a questi animali. Quindi anche nella timidezza o nel timore poi si lasciano un po' andare e si avvicinano. Capita lo stesso con i maiali, le facciamo anche qua a Cremona, vengono fatte veglie per i maiali. I maiali sono molto più sociali, diciamo nell'immediato, no? Perché poi non è che le mucche non lo sono. Quindi subito arrivano, mettono subito il naso fuori, cercano subito un contatto. Siamo molto simili, quindi quando tu ti avvicini e vuoi veramente dare compassione e amore, l'animale lo sente, l'animale è un essere puro, privo da ogni condizionamento, quindi prende quello che gli dai, no? E si avvicina, non c'è illusione per gli animali, no? Prendono il presente, quindi se noi in quel momento gli creiamo un momento diverso dalla loro routine, loro prendono quel gesto che gli viene dato. Per esempio, annuncio che all'Inalca andremo a maggio, probabilmente voi tornerete anche il mese prossimo. Sì, noi torneremo anche appunto ad aprile a fare la solita veglia di qualche ora, però a maggio saremo dal 20 maggio per 5 giorni, dormendoli anche la notte. Esatto. Creeremo vari momenti anche di, come dire, arricchimento tra attivisti. Esatto. Vogliamo coinvolgere un sacco di persone, addirittura vogliamo connettere Climate Safe Movement in questa veglia, perché abbiamo spiegato prima l'impatto negativo che ha sull'ambiente ogni mattatoio, e un colosso come l'Inalca, insomma, sfido chiunque a venire lì e guardare, non sembra neanche un mattatoio a vedere, no? Però insomma sono molto assettici, esatto, questi posti, esatto. Non ti danno l'idea da fuori di quello che capiti dentro, esatto. Un po' come... Però hanno un impatto sull'ambiente che è estremamente negativo, quindi vogliamo connettere anche questo in questa veglia, no? Perché certo, noi siamo lì per gli animali, per dargli questo gesto di decenza, no? Incontrarli, come dicevo prima, fargli capire che ci siamo. Però iniziamo a mettere luce anche su ciò che accade all'ambiente, perché l'urgenza di agire è enorme, il mondo veramente sta collassando, sta chiedendo aiuto, quindi è utile connettere le cose. Quindi saremo lì 5 giorni, spero che probabilmente scenderanno giù anche i ragazzi svizzeri di The Safe Movement, chissà se riusciamo a coinvolgere anche quelli austriaci, perché comunque è un punto abbastanza comodo, tra virgolette, per loro. Quindi speriamo di essere in tanti lì davanti, quindi saremo lì a dormire per 5 giorni, non mangeremo, ovviamente non è un obbligo, però no, esatto. L'intento di non mangiare è quello principale, è per immedesimarsi, no, anche in questi animali, che questi, gli animali, no, nonostante abbiano una vita di sofferenza e sfruttamento, non mangiano e non bevono per giorni, perché poi fanno viaggi veramente senza mangiare, senza bere, coperti di deiezioni, alcuni sono feriti, stremati a terra, quindi agiamo nello stesso modo, no? Ci mettiamo in condizioni di non mangiare, di non bere,
Questo poi crea un'enorme connessione con gli animali, perché comunque il digiuno sappiamo che purifica la mente. E questo, insomma, sono persone che lo fanno proprio per questo, per riconnettersi a ciò che siamo. Sì, sì, è vero. Quindi si crea anche una connessione maggiore e, perché no, ha anche un impatto mediatico enorme, perché vogliamo raccontare le storie. Il motivo per cui vogliamo dire queste cose nei giornali, nelle radio, nelle TV, non è perché ci piace andare in TV, è perché c'è necessità di andare a dire. Bisogna usare i media, perché sono quelli che arrivano a casa della gente. Anche i social, fortunatamente, hanno un grosso impatto, ma la gente è molto legata ai TG, a queste cose. E comunque lo sciopero della fame è una protesta pacifica che è stata utilizzata da un sacco di persone. Io la trovo un dissenso pacifico ma forte nei confronti di quello che sta capitando. Io non mangio perché quello che succede non mi dà fastidio. Ed è anche simbolico non mangiare lì davanti, poi, insomma. Esatto. È proprio dove arrivano, no? Noi la cosa che distrugge quando fai le veglie è che tu connetti con questi animali, si crea veramente una connessione, no? E poi vedi il camion che se ne va e che entra. E sai che dopo poco quel camion esce che è vuoto. Quindi lo stare lì ti aiuta veramente a comprendere la gravità di questo problema. Sì. Perché poi guardiamo video, magari a me è bastato guardare dei video 7 anni fa per diventare vegano. Perché ho visto la realtà, ho detto ok, io non voglio più essere partecipe di questo. Ma lo stare lì davanti e vederlo con i miei occhi mi ha fatto comprendere ancora di più quanto è grande questo problema. Perché tu ti metti in condizione di soffrire con quell'essere. Perché ci soffri insieme in quel momento, no? E a me è capitato che diverse persone, io ho iniziato questo discorso qua delle veglie per provare, perché non avevo neanch'io idea se la cosa potesse servire o no. Al di là del fatto che è servita personalmente a me, perché quando me ne torno via da lì, cioè da un certo punto di vista mi sento nei loro confronti con la coscienza meno sporca, almeno gli ho dato un gesto di affetto. Ma la cosa che mi interessa di più, perché loro purtroppo poi verranno sgozzati, quindi è l'impatto sulle persone. Io non pensavo, un sacco di persone onnivore sti video li guardano e riflettono, cioè mentre magari il video della protesta poi ci sono diversi target, c'è quelli che magari vengono più attirati dalla protesta più colorata, più colorita, e i video chiaramente più violenti di quello che succede nei macelli, nei mattatoi, devi essere già più avanti nel ragionamento, però questi video la gente se li guarda ed essendo comunque, non sono video violenti, sono video struggenti, perché vedi l'ultimo pezzo della vita di un dimenticato, di un essere che non aveva neanche un nome ma un numero, di un annientamento della personalità che hanno questi animali, e a tanti onnivori sta cosa serve. E la particolarità poi, cioè noi quando facciamo i video, sì, vogliamo documentare le condizioni, le deiezioni all'interno, perché lì vivono, ma noi vogliamo prendere gli occhi, catturare gli occhi, perché gli occhi parlano, no? E quindi questi sono veramente video che vanno a toccare la sensibilità delle persone, ti struggono dentro, tant'è che a me stesso, io mi ricordo, non cambiai per un video del Save Movement, ma proprio all'inizio del mio percorso, che comunque era quel periodo in cui stavo andando a documentarmi, vidi proprio un video di una veglia e a me mi toccò enormemente, no? Poi infatti non a caso adesso ci sono dentro e sono veramente felice di operare per The Save Movement, perché credo estremamente in quello che viene fatto, perché sono video che poi non vengono oscurati dai social network. Esatto. Perché non c'è sangue, non c'è violenza. Anche e con questo è importante. Non sto dicendo che non servono, servono e come i video di sangue e violenza, certo. Servono e come. Però, e con questo mi connetto al fatto che è importante avere tante forme di attivismo. Chiaro. Perché le persone sulle quali agiamo sono diverse e magari c'è chi ha bisogno di vedere video del genere, c'è chi invece ha bisogno di vedere video di sangue e violenza, c'è chi ha bisogno di vedere la protesta, appunto. Quindi è importante avere varie forme di attivismo che operano sul campo, ed è per questo che dovremmo essere tutti uniti, no? Perché bisogna capire che se vogliamo arrivare dove vogliamo arrivare, quindi ad avere la liberazione totale degli animali, un ambiente sano di nuovo, lo si può fare solo se ci si unisce, quindi non si dovrebbe ostacolarci, no, nelle azioni che facciamo, perché servono tutte. C'è chi rimane toccato da questo, c'è chi rimane toccato da altri video, però veramente le persone si sensibilizzano, come tu hai notato che le persone ti ringraziano per questo, io posso confermare sia a livello italiano che globale, ci sono un sacco di persone che cambiano grazie ai video delle veglie, e addirittura quell'armonia che noi creiamo quando siamo lì davanti, no? Perché ci piace creare dei rapporti con chi arriva, cioè i camionisti o comunque chi lavora all'interno, non perché gli vogliamo dire grazie per quello che fate, ma perché pensiamo che
parlandoci, creando un dialogo, queste persone magari ascoltano il messaggio che vogliamo portare, perché se arrivassimo lì e gli dicessimo, ci comportassimo con giudizio, no? Offendendo, comunque semplicemente giudicando quello che fanno, non ci ascolterebbero. Ma questo è un, credo sia una lezione di vita. Chiunque arriva da noi, no, ci giudica, noi non ascoltiamo più. Tu diciamo, dici, ma scusa, ma te cosa vuoi? Esatto, chi sei? Ciao. Quindi è lo stesso motivo, no? Creiamo armonia con queste persone. Ci sono dei gruppi addirittura che portano dei biscotti e li offrono ai camionisti proprio perché vogliono starci a parlare e per scatenare quella sensibilità un po' dimenticata e coperta, no? Perché poi siamo tutti buoni. Esatto. Bisogna un attimino andare lì e risvegliare quella parte dentro. E siccome le vegliano, l'intento delle veglie è di andare continuamente davanti più che si può, magari si riuscisse a essere lì tutti i giorni, magari. Quindi l'intento è di starci più che si può. Perché non creare armonia con queste persone e provare a piantare un seme dentro di loro? Come si fa attivismo in strada, no? Si parla con le persone cuore a cuore, o magari, non so, si va nelle istituzioni o nelle scuole, ci si parla cuore a cuore, no? Cercando di piantare un seme, perché non fare lo stesso con queste persone, certo, nonostante siano diretti, coinvolti di queste attività? Perché poi dentro si vede sempre entrare anche extracomunitari, gente che gente scappa da... Sì, sì, nel reparto dove macellano, per esempio all'Inalca, io non ho visto entrare una persona con la pelle chiara. Vanno lì in bicicletta, esatto, sono tutte persone che arrivano da realtà in cui magari, insomma, si ammazzano in strada. Esatto, cioè magari scappano. Hanno una famiglia lì da mantenere, sono abituati a vedere la gente che muore e dicono, tramite questo mantengo la mia faccia. Bisogna mettersi, sono ragionamenti veramente complicati, esatto, da affrontare così. Esatto. Quindi loro che sono scappano dalla realtà in cui l'umanità già non conta. Quindi già questo ci dovrebbe far riflettere, esatto, sul modo in cui ci poniamo con queste persone. Magari prima ascoltiamo la loro storia e poi rendiamoci conto se possiamo veramente giudicarli o no. E poi comunque nel mondo c'è ancora il razzismo, c'è il sessismo, c'è omofobia. C'è una ragazzina di 15 anni che dice delle realtà e viene bullizzata, esatto, sui social e sui media, così, esatto, siamo messi. Esatto, quindi i problemi sono vari, bisognerebbe prima appunto ascoltare, no, le storie delle persone. Quando tu con una persona ti focalizzi su ciò che hai in comune prima, no, si crea un dialogo, quindi poi dopo ti puoi anche permettere di dirgli, guarda, questo è sbagliato, per questo, questo, questo e questo, rifletti su quello che stai facendo. Quindi focalizzarsi sulle cose in comune ti porta veramente a sensibilizzare le persone. Se si parte su ciò che ci differenzia, perché poi è il sistema che ci vuole far focalizzare su ciò che ci differenzia, per timpera, esatto, per separarci, no? Quindi forse bisognerebbe cambiare un po' il metodo di approccio alle persone, iniziare a guardare cosa abbiamo in comune, che abbiamo sempre tante cose in comune. Ecco, e poi... queste veglie non solo dedicate ai mammiferi, ma anche ai pesci. Esatto, esatto. Fish Save è proprio l'ala di The Save Movement che fa le veglie per i pesci. A volte vengono fatte anche nei mercati o magari negli acquari o certi zoo, perché comunque sono animali dimenticati e devono essere raccontati. Perché comunque The Save Movement a volte opera anche, apro una parentesi, anche nei circhi o allevamenti, cioè ogni animale sfruttato deve essere raccontato, no? In questo caso sono i pesci. Quello che facciamo è andare solitamente nei porti, nei moli dove arrivano i pescherecci, dove i pesci arrivano ancora vivi. In questo video si vede che hanno gli stomaci che fuoriescono dalla bocca, gli occhi che vengono fuori dalle orbite, perché la soffocazione... La differenza, il cambio pressorio, esatto, nella risalita. Gli spinge tutto fuori. È anche la cosa che capita al subacqueo, esatto, che esatto, se sale, esatto, troppo in fretta. Perché appunto, apriamo questa parentesi, quello che accade ai pesci è come sarebbe la stessa cosa che accadesse a noi se ci buttassero in mezzo a un oceano e ci lasciassero lì. Beh, affoghiamo, immediamoci, certo, su quello che soffrono. E la cosa che poi mi colpisce quando vado a fare le veglie è che c'è ancora molto più disconnessione verso questi animali. Non so se è perché urlano, perché li vedo urlare, tant'è che in questo video a volte ne vediamo alcuni ancora vivi. Si vedono proprio che soffrono, che con la bocca chiedono aiuto, però non hanno la voce. Cioè, mm-hmm, le loro urla non possono essere sentite, certo, ma soffrono tantissimo. E addirittura capita alle veglie che vengono tagliati mentre sono ancora vivi, cioè proprio prendono forbici, tenaglie, iniziano a... in questo video si vede chiaramente, questo è un pesce vivo, lo vediamo adesso che si muoverà, e in quel mentre le persone parlano come se questo fosse un oggetto. Sono esseri che soffrono enormemente, soffrono allo stesso modo di tutti gli altri, hanno il diritto alla vita nello stesso modo, e viene tagliato mentre è ancora vivo, lui si dimena e...
Insomma, alle veglie si vede cose agghiaccianti, vengono messe sul pesci a volte messi sul ghiaccio, morire sul ghiaccio, pesci che vengono aperti mentre sono ancora vivi, lasciati morire all'aria, no? E la gente non fa la connessione, c'è molta più disconnessione. Vuoi perché magari siamo più sensibili ai mammiferi, perché abbiamo più cose in comune, siamo mammiferi anche noi. Però penso che proprio il fatto del fatto che non gridano, no? Ma soffrono enormemente, lo stare lì e guardarli nel loro momento, no, prima della morte, è veramente terrificante. Cioè, a me mi scoppio dentro perché vedi che proprio nessuno li ascolta. Sì, non c'è quel minimo di tutela, esatto, che c'è per il mammifero, per l'animale terrestre, quel minimo proprio, per i pesci non c'è. Ancora meno, sono veramente più dimenticati, più sfruttati, perché poi i numeri dei pesci strappati al mare non sono quantificabili. Esatto. Quindi, ma sono più grandi di quelli da... Per esempio nella pesca, un'altra cosa che adesso accantonando un attimo la faccenda della sofferenza, le tipologie di pesca, se devono pescare una categoria di pesce, loro tirano su tutto in una zona in cui c'è molto di quel pesce. Il risultato è che il 70-80% di quello che tirano su non gli serve. Esatto. Quindi lo ributtano in acqua, morto, agonizzante. Esatto. Questa tant'è è la pesca. Che tanta gente è molto sensibile a delfini, balene, che poi sono uguali a questi pesci, però hanno una certa sensibilità in più e non sanno che nella pesca vengono, certo, tirati fuori anche delfini, balene, tartarughe e ahimè muoiono. Per non parlare degli allevamenti intensivi, esatto, dei pesci, esatto, un'altra, esatto, parentesi. Perché poi sono queste vasche sovraffollate, cioè veramente non hanno, no, spazio. Si aggrovigliano uno con l'altro. Quelli nella cima escono quasi fuori dall'acqua, esatto, da quanti ce ne sono. Cioè si aggrovigliano uno, esatto, con l'altro, nuotano nelle feci. Esatto. Come negli allevamenti a terra poi ci sono i prodotti chimici usati che vanno a finire nel mare, lì vengono buttati direttamente in mare, quindi l'acidificazione degli oceani, le zone morte degli oceani. In Dominion si vedono, esatto, delle riprese, esatto, fatte, che è un altro documentario che è uscito, che riguarda tutte le forme di sfruttamento, li hanno fatto sia col drone dall'alto, ti fa vedere questi allevamenti di pesci dentro l'oceano, e poi c'era il sub che andava e li riprendeva di fianco, cioè i pesci, esatto, sono letteralmente aggrovigliati uno all'altro, si muovono così. Esatto. Esatto, è agghiacciante. C'è veramente troppa disconnessione, infatti l'idea di avere fish save e fare veglie davanti a per i pesci, proprio per alzare un attimo l'attenzione e far veramente capire alle persone che soffrono, anche i pesci provano paura. Assolutamente. Esatto. Ecco, io vorrei fare un attimo riflettere chi ci ha seguito in questa puntata, magari una persona che normalmente è abituata a consumare carne, pesce, latticini, che come ho già detto nessuno in questa trasmissione ha voluto puntare il dito, perché ognuno di noi è libero di fare e decidere della propria vita. Però in questo caso si tratta anche della vita di altri esseri viventi, no, si tratta della vita delle nostre future generazioni, perché l'abbiamo detto, purtroppo, come dicevamo all'inizio, abbiamo 12 anni di tempo per non far alzare le temperature di un grado e mezzo, affinché altrimenti arriveremo a questo punto di non ritorno per la nostra terra. Io vi chiedo anche di non giudicare chi si batte con tanta passione per questo argomento, che sono gli animali, che sia l'ambiente, perché come quando voi nella vostra vita vi capita di avere un argomento a cuore e nessuno vi sta ascoltando, anche se la cosa è davvero molto semplice da comprendere e magari l'altra persona si gira dall'altra parte e non vuole ascoltarvi. Questo è frustrante, perché si potrebbe arrivare tutti insieme a un cambiamento anche piuttosto rapido se però tutti dovessimo andare secondo la stessa direzione, perché se uno va e gli altri pesci, rimaniamo in tema, esatto, pesci, vanno controcorrente, è davvero molto molto difficile. Speriamo, ecco, di essere stati chiari insieme a voi, gli argomenti sono davvero tantissimi, l'inquinamento ambientale è molto molto vasto, un argomento veramente molto molto vasto, sicuramente l'allevamento intensivo non siamo noi oggi qui a dirlo in questo studio, ma sono gli scienziati di tantissime nazioni, di tantissime parti del mondo che si uniscono e appunto dicono che è arrivato il momento di prendere una decisione, di arrivare a una svolta, allevamento intensivo in primis, ma non solo, c'è tantissimo altro che tutti noi nel nostro piccolo, nel quotidiano possiamo scegliere di fare. Io vi ringrazio per quello che fate e vi ricordiamo ancora la veglia di Nalca, che ci sarà
5 giorni a maggio, dove ci sarà anche questo sciopero della fame, che non sarà ovviamente obbligatorio, ma soltanto per chi si sentirà di partecipare. Dal 20 maggio, correggetemi. Esatto, dal 20 maggio, esattamente. Ecco. Uno poi può decidere di venire e non fare lo sciopero. Può decidere anche di un solo giorno. Anche un solo giorno, non la è necessario mattina, stare 5 giorni. Quello che una persona può fare. Esatto. Se uno non vuole, può venire senza fare sciopero, può venire e stare quanto vuole. Può provare a fare lo sciopero e poi non viene giudicato se non ce la fa. Esatto. Ecco. Esatto. Certo. E poi ricordiamo ancora il 31 marzo a Roma. Il 31 marzo a Roma ci sarà questa manifestazione nazionale creata dal Comitato Tutela Diritti Animali e si chiederà, ed è importantissimo veramente organizzarci per essere lì a Roma, si chiederà che gli animali vengano riconosciuti a livello legale esseri senzienti. Ottenuto questo, chiaramente ci apre un sacco di possibilità di far cambiare tutto quello che è, perché essere senziente significa essere che prova sensazioni, quindi prova dolore, prova tristezza, prova terrore, sentimenti, può provare gioia, può provare felicità e quindi ci potrà mettere nella condizione di cambiare per dare una vita dignitosa a questi animali. Gli animali hanno sentimenti. Io cito sempre le parole di un ex allevatore americano, allevatore di bovini, che poi è diventato attivista per i diritti degli animali e vegan, e ha detto che lui li caricava sul camion e dice: io un giorno ho guardato in quei grandi occhi marroni e mi sono reso conto che queste bestie, cito proprio le sue parole, amavano a loro volta la vita come io amo la mia. E ho deciso che per nulla al mondo li avrei più mandati a morire. Quindi il 31 è veramente importante essere lì a Roma per chiedere che gli animali vengano considerati quello che sono, esseri senzienti. Esatto, pieniamo questa piazza in Italia, facciamoci vedere tutti uniti per una causa, dobbiamo essere tanti, tanti e forti, perché non si può più ognuno fare il suo, andare avanti per la propria strada, no, a volte dobbiamo prendere e unirci tutti, e essere con voce alta a chiedere quello che vogliamo, perché sennò qua non arriveremo mai dove vogliamo arrivare. Quindi per favore tutti, 31 marzo in piazza San Giovanni. Soprattutto perché questo è Cani, Gatti e Compagnia, solitamente ci occupiamo degli animali domestici, come dicevo all'inizio, e sono sicura che chiunque di voi abbia in casa un cane o un gatto, che sono gli animali più comunemente trovati nelle nostre case, e abbia un minimo di empatia per questi animali, si renda davvero conto che c'è il giorno che il nostro animale è felice, il giorno che è un po' più arrabbiato, momenti della giornata, ognuno ha il proprio carattere, proprio come noi. Quindi mi raccomando, il 31 marzo è davvero molto molto importante per tutti noi. Io ringrazio ancora Alessandra Di Lenge, grazie, presidente dell'associazione Iene Vegane, e Simone Scampoli, grazie, The Save Movement, appunto il referente internazionale. Vi ringrazio per essere stati qui in mia compagnia e dei nostri telespettatori. Io vi saluto e noi ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci.